Che ho visto Fellini era a Fregene, alla Villa dei Pini. Era l'una e mezza, così un giorno d'estate. E lui stava seduto a un tavolino insieme a Ennio Flaiano, con dei fogli, delle cose. Io sono passata così e Flaiano, che lo conoscevo, mi ha chiamato e mi ha detto: "Vieni, Sandra, vieni qua e ti voglio presentare Fellini." Cosa straordinaria che mi colpì incredibilmente era proprio questa voce sottile, una voce flebile, quasi femminea, no? Ma piccola per un uomo così grande, per un cervello così grande. E rimasi sbalordita e anche incantata. Non so poi come andò a finire, non mi ricordo che cosa mi disse, cosa io dissi, non lo so, proprio completamente partita. E poi passò il tempo e non le vedi più. Poi un giorno mi telefona la produzione Rizzoli, cercava la Carla, l'amante di Marcello Mastroianni nel film 8 e mezzo, no? Ha fatto un sacco di provini a tutto il mondo, attrici, persone sconosciute, no? Però non era soddisfatto, non trovava quella che voleva lui veramente. Allora mi chiama la produzione, mi dice che Fellini voleva farmi un provino. Io però nel frattempo avevo lasciato il cinema perché avevo fatto un film con Roberto Rossellini, che era andato a Venezia, si chiamava Vanina Vanini, e i critici l'avevano massacrato. E quindi avevo lasciato il cinema con grande dolore, però quindi non volevo più saperne. Allora dissi: "No, mi dispiace, io non faccio più cinema, non me ne occupo più di queste faccende." No, ma no, no. E poi sapete che cosa successe? Una mattina lui, io dormivo, aveva allora una cuoca piccola così, che aveva una cipolla sulla testa, di capelli neri enormi, e venne a svegliarmi in camera: "Signora, signora, signora, c'è Fellini, c'è Fellini." E dicevo: "Che c'è Fellini?" Allora mi fece alzare, mi buttò una vestaglia addosso e mi spinse nel soggiorno. Effettivamente c'era Gianni Di Venanzo con la macchina da presa, poi c'era Piero Gherardi, che era il costumista, c'era lui, c'era macchinisti, elettricisti. E io dissi: "Ma allora lui mi disse: "No, sono andata a farti un provino qui a casa mia era, no?" Ah, insomma, mi presero, mi misero il cappellino famoso, questa la redingote nera col colletto e il mazzo di violette qua. E poi lui mi dice: "Ce l'hai una chitarra?" E io gli rispondo: "No, però c'ho un gatto." E lui mi fa: "Bene, prendilo." E allora io portai questo gatto, che però era in peluche, ed era tutto a righe bianche e nere, sembrava una zebra, una cosa assurda, ma noi serissimi. "Bene," mi disse lui, "mettilo sotto il braccio." Così io presi questo gatto sotto il braccio e le luci si accesero. Oddio, che emozione! Se non avete fatto gli attori, se non siete mai stati sotto le luci, forse non potete capirlo, però come si accesero le luci, oddio, io sentivo che quello era il mio mondo, che quella era la mia famiglia, e che sarei. Mi sembrava di volare, no? E quindi feci quello che dovevo fare, del personaggio. Dopodiché le luci si spensero, tutti presero le loro cose, via la festa, se ne andarono, come succede. E io mi ritrovai sola così. Bene. Però poi dici: "Ma che sciocca, non devi fare il cinema." E bene, tanto non mi prenderà, non mi prenderà. Invece telefona uno della produzione e mi dice: "Signora Federico, Fellini ha scelto lei per il ruolo di Carla in 8 e mezzo. "Ah, ma io non lo posso fare." Ho detto: "Come non lo può fare? No, ci dica il suo agente, perché dobbiamo trattare." "No, mi dispiace, non c'ho agente, non c'è nessuno, non lo faccio." "Ma no, ma guardi, no, 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 no." E partì. Me ne andai a Ischia, un'isola d'inverno, perché non volevo fare il film e non volevo essere tentata. E poi venne a prendermi a Ischia, venne il mio compagno, mi portò un paio di orecchini di brillanti di Bulgari e mi disse: "Tu lo devi fare il film." E non so se furono gli orecchini di brillanti, se fu il mio amore per il cinema, se fu il mio amore per Federico. Allora bene bene non lo sapevo, però sentivo già un grandissimo sentimento. E così tornai a Roma.
indossai la famosa redingote e tutto, e come entrai a Cinecittà, dove si girava la scena, dove lei entra nella pensione, c'era Marcello Mastroianni, poi c'era Federico, e io venivo avanti così con questo manicotto e un po' imbarazzata. E allora Federico e Marcello mi vennero incontro e mi dissero: bentornata, bentornata in famiglia. E fu meraviglioso, fu meraviglioso. È difficile dire queste cose, però io credo che in certi uomini, forse in tutti, ma in alcuni in maniera particolare, ci sia un aspetto magico, veramente, qualcosa di che non si tocca, non si vede, però c'è, no? Ed è come una calamita che attrae le forze del bene, del male. E così lui vedeva magari, ecco, il marinaio, in 8:30, che balla le clacchette, no? Che poverino, era proprio uno ritardato mentale. Eppure riesce a fare quel marinaio così simpatico, così che ti fa pensare veramente al porto, ai viaggi, a tutte queste cose, no? E lui è lì che balla le clacchette. Fantastico. Fuori da lì, se la vedevi, era veramente niente, niente, niente. No, non so come lui l'avesse notato, però l'aveva visto dentro, hai capito? Ecco, lui ti entrava proprio, entrava nella tua anima, nel tuo spirito, nel tuo io interiore. Così come il vento passa attraverso le canne, lui entrava dentro di te, ti cercava, ti frugava e poi sapeva tutto. E poi se ne andava, perché la sua curiosità, una volta che era appagata, finiva e partiva verso altre conquiste, altre stelle, altre meteore, capito? Però ecco, con me non fu così. Io lo amai pazzamente, immensamente, in una maniera totalmente stupidamente, non so come dire, no? Perché veramente, infatti lui mi chiamava Bamboccia, che vuol dire Bamboccia. Bamboccia è un modo carino per non dire scema, capito? Ma significa quello. Perché io non riuscivo mai a parlare, non riuscivo mai a essere no, una donna normale, insomma, no? Che c'è anche un po' di cervello, non era proprio così, niente, un nulla. E quindi diceva: Bamboccia, svegliati, mi diceva, come lui poi se ne andava, mi venivano in mente le mille cose che avrei voluto dirgli e che non riuscivo mai a dirgli, però insomma l'ho amato molto. E lui anche mi ha amato, non so se inizialmente, chiaramente era attratto perché ero bella, giovane, vabbè. E probabilmente anche questa forma di amore così intenso lo attraeva, no? E in qualche modo non riusciva a capire il segreto. Dove nasce l'amore? Dove? In quale parte? E come? E dove si nasconde dentro? Questo lui non lo capiva, perlomeno allora no. E forse era questo che lo attraeva, non so dire. Io l'ho amato perdutamente proprio. E lui gli piaceva, ci vedevamo. Io sono stata la sua amante per tanti anni, 17. E credo che all'inizio lui non mi amasse, ero una delle tante così, perché ne aveva tante, perché lui cercava questa curiosità, no? Come se nelle donne in special modo potesse trovare, non so, il segreto del mondo, della vita, chissà. Ah! Io dentro di me lo paragonavo certe volte a Ulisse, il grande viaggiatore, no? Quello che va cercando, cercando. Anche lui faceva questo lungo viaggio attraverso le persone, i racconti, e così acquisiva conoscenza, no? Ma mai abbastanza secondo la sua fame, la sua voglia di conoscenza. E poi niente, l'ho amato. Abbiamo anche fatto dei litigi spaventosi e io poi no, venivo ogni tanto venivo presa proprio cacciata da casa sua. Io ero molto amica anche di Giulietta Masina, ne volevo molto bene e credo che anche lei ne volesse a me. E credo che quando anche fra di noi finiva il rapporto, non dico che sì, beh, non si litigava veramente, però si chiudeva e credo che tutto questo poi anche era lui a influenzarlo. E io ero sempre su quest'altalena, no? Sempre dalle stelle alle stalle. Qualche volta mi faceva sentire indispensabile, meravigliosa, come se amasse solo me, come se io fossi stata l'unica donna. Per poi subito dopo farmi sentire invece l'ultima delle donne, niente, nessuno e così via. Io allora
L'avevo intuito, ma non capito veramente. Oggi ne sono sicura. Cioè, lui, tutto sommato, era un uomo come tutti gli altri. Lui, invece, era un artista eccelso, grandissimo, come pochissimi, non so, Leonardo, Michelangelo. E lui aveva completamente sacrificato l'uomo in favore dell'artista, cioè aveva posto l'uomo al servizio totale dell'artista. Per cui, mentre l'artista cresceva, cresceva e diventava un gigante, l'uomo diventava sempre più piccolo, come mangiato, risucchiato, prelevato proprio dall'artista, no? A volte ne avevo la sensazione, provavo un grandissimo dolore perché sì, io amavo l'artista, ma soprattutto amavo l'uomo, no? E così è durata tanto tempo. Io avevo un rammarico terribile. Per esempio, lui aveva tante case dove ci vivevamo, poi gli alberghi, i motel, tutte queste cose che fanno le coppie clandestine, no? Che però a me sembravano meravigliose. Però, per esempio, nelle case che aveva, dove io andavo, non c'era mai un letto. Per esempio, in una, quella in via Sistina, c'era la camera da letto con la moquette, le tende, la coperta imbottita, ma non c'era il letto. Non c'era mai un letto. Quindi era sempre una cosa provvisoria, così come Natalia al momento, e poi finiva. Io avrei tanto voluto dormire almeno una notte con... Per svegliarmi la mattina, per trovarmelo vicino, per sentire il suo odore, l'odore del sonno, del risveglio, l'odore dell'amore. No, lui questo no, mai, mai. Evidentemente non sentiva gli stessi desideri. Io nel frattempo la vita continuava, facevo altri film, poi mi sono sposata, ho fatto dei figli e ho lasciato completamente il cinema. Però continuavo a vederlo. Lo vedevo sempre. Un giorno che aveva dei problemi e feci l'errore per la prima volta, ecco, di confidarmi con lui dei miei problemi. E lui mi disse: "Ah, io ho una cara amica che legge la mano, adesso ti ci mando subito." Oddio, 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 oddio. No, per lui comunque ero irreale, capito? Cioè, i problemi fanno parte della vita di una donna, di un essere umano, non so come pagare le bollette del telefono, quelle del gas o l'affitto. Sette persone disperate in più sono in Roma. What the hell are you talking about, darling? Non trovo fatti al momento del son. Saputa lei, por romano, mi film tu a te vuoi in Roma. I don't understand a damn bit of that French. Oh, no, honey, don't drink anymore. Parce que le cinéma n'est pas né comme un jeu intellectuel, ce n'est que la semplification. Lui si era ammalato per il viaggio di Jim Astorna ed era ricoverato in una clinica all'Eur. Io in quel periodo stavo in Grecia, avevo una figlia con dei problemi, insomma, no? Durante c'era stato il patch dei colonnelli, così avevo rapito questa bambina che era mia figlia, però c'erano i problemi che... E lui poi mi raccontò che una sera era a letto in clinica, così entrò un ragazzino con delle macchine fotografiche e gli disse: "Dov'è? Dov'è? Come dov'è? Chi dov'è? Sandra, Sandra, dov'è? È qui, lo sappiamo che è qui." E dice che andò nel bagno, aprì l'armadio, guardò sotto il letto. E lui questa cosa lo divertì tantissimo. E poi improvvisamente lo fece sentire molto vicino a me. E poi difatti di lì a poco io tornai in Italia. Tornai in Italia, dopo lui guarì, e io avevo tutto un sacco di problemi per questa bambina. Poi allora mi ero un periodo che mi interessava anche di politica. E poi passa il tempo, ci vediamo, ci amiamo, io continuo a amarlo sempre. Naturalmente l'amore si era trasformato, cioè anch'io ero diventata come una specie di favola, cioè non era più tanto l'uomo che amavo quanto l'immagine dell'uomo, no? E allora lui arriva e fa Amarcord e mi chiama che vuole fare il film con me, però io anche un'altra volta mi ero ritirata dal cinema, mi ero sposata, avevo dei figli, non volevo più fare niente, dedicarmi alla famiglia, queste cose così. E lui mi chiama, io vado a Cinecittà
e insieme facciamo questo personaggio. Lui l'aveva disegnata, la gradisca, no? L'aveva disegnata così, con una frangetta nera, i capelli presi tirati qua e poi dei lunghi boccoli neri che gli scendevano sulle spalle. Naturalmente voleva che io diventassi così, il truccatore, mi mette una parrucca con questi boccoli. E dice, ma scusa, ma come deve essere questa gradisca? Gli chiesi io. E beh, dicevo, voglio che sia una donna, sai, proprio carne, vino, terra, una donna che ama mangiare, una donna che ha grande coscienza della sua pancia. Allora, e ci fa tutti questi boccoli, una così. Non è possibile che parla tutti i giorni un'ora per farsi questi boccoli, che non è vero. Ah no, mi disse lui, perché tu come la vedresti? Ma io la vedrei con una testina di capelli corti, neri, sì, un po' ricci così, ma insomma molto naturale, perché una che vive proiettata verso altre cose, proprio la vita, no? Non perde tempo a creare qualcosa di fittizio. Allora lui, benissimo, fece levare la parrucca, mi mise quello e andammo poi al Teatro 5 di Cinecittà, che era il suo regno. Sopra c'era il suo appartamento, proprio sempre per lui, e il Teatro 5 era proprio il teatro di Fellini, era il più grande che c'era. Allora, era d'inverno, non c'era niente, era completamente deserto, salvo al centro del teatro c'era appunto la cinepresa e qualche luce, era una specie di palla, di sfera, di luce magica. Allora io mi sono diretta, avevo una coperta addosso, una coperta di casentino rosso e un collo di ciniglia nero, e mi sono diretta verso la luce, così, lui tanto faceva questo, un primo piano, no? Allora mi sono messa così, e io mi guardava da dietro la cinepresa, e mi ha detto, ti sembra che manca qualcosa? Sì, è vero, manca. Il mio basco, mi ha detto lui, sì, il tuo basco. Allora se l'è tolto e me l'ha messo qui da una parte. E così è nato il personaggio di Gradisca. Ah, finito il provino, ci siamo visti in fondo alle scale, dal suo appartamento. E allora lui mi ha abbracciato, io mi ricordo, lui era contro le scale e io contro la porta, e avevo dietro il sole, il tramonto. E lui mi ha abbracciato stretto, e poi mi ha detto, oddio, ho come la sensazione che non ti vedrò più, che ti ho perduta, che è finita, che... E io mi ricordo che risi, gli dissi, ma no, ma perché? Faremo il film, staremo insieme ancora. Poi invece il film non potei farlo perché ero sposata, mio marito non voleva, un marito italiano, geloso, i figli, le cose, quindi mi vietò assolutamente. E allora io dovetti dirle, guarda, anzi non glielo dissi nemmeno io, fu Vittoria Mancini, che era la moglie del ministro dei lavori pubblici di allora, Giacomo Mancini, che gli disse, guarda Sandra, purtroppo non può farlo. Io ho parlato anche con suo marito, ma suo marito non vuole assolutamente, e soprattutto non vuole che ti veda a te, non vuole che faccia. E quindi lei, ha paura di perdere i figli, non farà il film. Lui, questa era la domenica sera, lunedì girò un giorno, poi si ammalò, e stette 20 giorni a letto malato. A me mi aveva mandato 100 rose rosse altissime, con una lettera bellissima, una lettera malinconica, straziante, e piena d'amore, di nostalgia, no? Sì, la conservo ancora. Le rose no. Allora, e poi Franco Cristaldi, che era il produttore del film, telefonò a Magali Noel, che lei abitava in Svizzera, e gli disse di venire a Roma e che doveva fargli vedere dei provini. E allora la portò in proiezione e gli fece vedere i provini che Federico aveva fatto a me della Gradisca, no? Gli disse, guarda Magali, devi cercare di imitarla il più possibile, guardala bene. E Magali, che è una donna intelligentissima, guardò bene, e mi ricordo che poi rifaceva anche le smorfie che facevo io, e poi che fece? Lei aveva un naso sottile, bello, non come il mio che ha le narici così allargate, no? Però lei prese della bambagia e si infilò dentro le narici per allargarsene, per essere più simile a me. Poi camminando come camminavo io, cioè così un po' da papera, lei adorò, la portarono a Federico. Lui la vide così, prese lei e fece a Marconi.
Sono sicuro che non c'è bisogno di darmi i soldi per le mani. Facendo, ecco mia. Lui un giorno ci vediamo e dice, sai, voglio scrivere una bellissima storia, sto scrivendo un bellissimo personaggio per te, lo voglio fare assolutamente, voglio raccontare la storia di una donna straordinaria. Ah, che bello! Ed ecco, guarda, che stavolta veramente lo farò il film, farò di tutto per farlo. E così passa il tempo, una sera ci vediamo e lui arriva con un copione. Strano, perché io non avevo mai visto un copione, ho fatto due film con lui, mai visto un copione. Il copione mi dice, guarda, io veramente ho fatto di tutto per scrivere la storia di una donna, ma non ci sono riuscito. In realtà ho scritto tante donne, però sono frammenti femminili. Se vuoi, puoi farli anche tutti. Ecco, questo è epilogo, la sceneggiatura. Mi sono così offesa, come? Dopo tanti anni che sta con me. Non sa cos'è una donna vera in carne e ossa, una donna col sangue, con i sentimenti, il cervello, il ventre, qualsiasi cosa, ma insomma. E mi dice che ha scritto dei frammenti di donna e me li dà così che posso scegliere quale frammento fare. Io gli buttai il copione in faccia e gli dissi, io non sono il frammento di nessuno. E gliel'ho dato così. Litigammo e non voglio fare il film, dopo lui mi telefonava e non ne voglio sapere per tanto tempo, poi vi rifacevo pace. E questa volta accadde un fatto straordinario perché lui per la prima volta da quando ci conosciamo, sì, mi aveva detto ti amo, tesoro mio, tutte quelle cose, no, che si dicono, però per la prima volta mi ha detto, sai, ora ho capito che l'unica donna che veramente io ho amato nella mia vita sei tu. Sei tu la donna mia, la donna, la compagna, sei tu la compagna mia. E io non potevo credere, perché nel frattempo appunto erano passati 17 anni. E allora lui disse, voglio vivere con te, voglio dividere la vita con te, voglio dividere i conti della spesa, parlare del quotidiano, delle piccole cose, vivere. E penserò ai tuoi figli, andremo in America, mi disse, andremo in America. Lui non c'era mai voluto andare a vivere in America, mai, mai. Cioè, andava, viaggiava, però vivere no, nemmeno a lavorare. E io li farò studiare e poi farò di te un'attrice meravigliosa, scriverò le cose per te e saremo insieme sempre. Io non so se sono le donne che sono strane, non so che cosa mi accade in quel momento. Avrei dovuto essere felice, dire sì e partire, fare subito con valigia, anche senza valigia, andare con lui. Ma non so se questa cosa era arrivata troppo tardi, se non mi sentivo di affrontare la vita con un uomo che, in fondo, anche per me, lui era sempre stato un amore così, un po' come un sogno, no? Un amante ideale con il quale si passano delle belle ore, si litiga anche, però non ci sono mai i problemi nella vita, no? Le scocciature, le seccature, capito? Io non so, forse non ho saputo l'idea di affrontare con lui una nuova cosa, non lo so, e ho detto di no, che io non potevo più, che ormai la mia vita era impiantata così, no? Con i miei tre figli e con lui, ma con lui non come un rapporto concreto, ma una cosa così un po', come dire, astratta. E lui insistette abbastanza. Io credo, poi ci ho pensato col tempo, con gli anni, perché dopo non ci siamo più visti per tanto tempo, io non potevo vederlo. E ho pensato che lui fosse arrivato a un punto della sua vita in cui aveva esaurito tutti i suoi ricordi, tutta la memoria, no? Che aveva vissuto completamente quella vita fino allora e che avesse bisogno di un grande cambiamento e di cominciare da capo una vita nuova e di raccontare nuove cose. E che in fondo per fare questo salto avesse avuto bisogno di me che mi conosceva, che sapeva che lo amavo, per cambiare, no? Oggi ho il rimorso di non averlo fatto, di non averlo ascoltato abbastanza, di non averlo aiutato. Io so che allora avrei potuto aiutarlo,
E lui avrebbe avuto un grandissimo cambiamento nella sua vita. Forse finalmente per la prima volta prendeva l'uomo la prevalenza sull'artista e avrebbe dato anche una svolta al suo lavoro di artista. Squeak, esci fuori dal corridoio. Ah, vai. Ma allora è una parte che devo fare. Sì. Mi hai presa per una delle tue attrici. Vai, vai fuori. Perché? Credi che non sarei capace di fare come loro? E invece no, sai, non mi piacerebbe mica fare quella vita lì. A me piace starmene a casa. Ecco, questa è la mia storia con Federico Fellini. Io lo amo ancora tantissimo. Se vado a Fregene mi sembra di vederlo sopra gli alberi. A volte mi chiama. E poi ride. E poi mi chiede di cinguettare. Come se fossi un uccello e potessi anch'io salire sugli alberi. Io lo so che lui c'è, che si diverte, che finalmente è contento. Ma ora non vi racconto più. Questa parte un po' misteriosa, un po' segreta, credo che appartenga solo a me.